Do il benvenuto a Viviana Mazza, giornalista della redazione esteri del Corriere della Sera, autrice di saggi e romanzi di successo, nei quali ha raccontato storie di donne e di uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini che in tutte le parti del mondo hanno condotto le loro piccole battaglie, grandi battaglie anche, per l'affermazione dei diritti e delle libertà del genere umano. Ricordo tra questi, ricordo adesso i libri che hai scritto. Storia di Malala, Il bambino Nelson Mandela, Ragazze rubate, dedicata alla storia delle ragazze nigeriane rapite dal gruppo di Boko Haram. Guerrieri di sogni, un libro bellissimo che ho letto con molta emozione, dove si raccontano 13 storie di vere, di ragazze e di ragazzi di tutto il mondo che anche loro hanno lottato per affermare quelli che sono i loro diritti. Le ragazze di Via Rivoluzione, che sono invece è la storia di alcune donne musulmane, anche loro hanno lottato per la loro libertà, fosse altro anche per guidare una semplice automobile. Greta, la ragazza che sta cambiando il mondo, è la ragazza che imparò a volare, dedicato alla giovane atleta statunitense Simone Biles. Allora, oggi Viviana Mazza è ospite della libreria Mondadori di Sciacca all'interno della manifestazione di Sciacca Libri in Festa, promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Sciacca nel cartellone della campagna nazionale di promozione della lettura Maggio dei Libri. Allora, adesso parleremo con Viviana di un libro che sta per uscire, Il bambino fiocco di neve. Questo libro è edito per Mondadori e fa parte della collana Oscar Prime Junior. Allora, Viviana, avevi già raccontato di questo bambino Wang, un bambino cinese che diciamo, lottava pur di andare a scuola. Allora, avevi raccontato diciamo, di questo bambino in Guerrieri dei Sogni, quindi lui era uno dei guerrieri. Come mai hai scelto di raccontare di Wang anche ai lettori più piccoli? Intanto grazie Antonella e grazie per avermi voluta in questa vostra iniziativa, sono felicissima di partecipare. Allora, Wang Fuman è un bambino di cui ho raccontato in Guerrieri dei Sogni e la decisione di fare un libricino per bambini più piccoli, di 8 anni, insomma, e anche ad alta leggibilità. È una decisione della Mondadori, quindi sono stati loro a voler, diciamo, tra le 13 storie, dare uno spazio particolare a questa storia qui. E anche un'altra che è contenuta nel libro, che è la storia di Negin, una ragazzina afghana, che suona in un'orchestra tutta femminile, in Afghanistan, un paese dove, per le donne in particolare era molto complicato e pericoloso anche suonare degli strumenti musicali, perché questo veniva concepito come una cosa disonorevole e anche come una cosa occidentale, mentre in realtà la musica in Afghanistan ha anche delle origini molto molto antiche in quella regione. E comunque queste due storie, quella di Wang Fuman, che tra l'altro era diventata una storia molto famosa sui giornali, perché insomma i giornali anche italiani avevano raccontato la vicenda di questo bambino, che per andare a scuola doveva percorrere, lui vive nella campagna cinese, in una zona remota della Cina, e doveva percorrere lunghissime distanze per andare a scuola dalla casa della nonna dove viveva, perché il padre andava a lavorare in città e non poteva ritornare a casa per periodi lunghissimi, né poteva portarsi i suoi figli, perché diciamo in questa Cina che cresce così rapidamente ci sono delle regole abbastanza rigide sul fatto che i genitori migranti, i lavoratori migranti, non possono portare i propri figli con sé. E quindi sono delle storie, secondo me, molto belle, sono felice che siano state scelte dei libri in parte. Dico, questo insegna ai nostri bambini come non tutto è dovuto e come è difficile, diciamo, anche il semplice studio, cosa che per i nostri bambini invece è di una semplicità uscire da casa per andare a scuola. Invece per i bambini, per tanti bambini del mondo è molto complicato andare a scuola. Allora, so che quando prepari i tuoi libri, Viviana, tu cerchi di calarti direttamente nella realtà
della storia che racconti. E questo traspare, traspare perché io, ad esempio, quando ho letto Guerrieri dei Sogni, mi pareva di essere direttamente, di guardare negli occhi i protagonisti e di vivere nel loro mondo, perché lo racconti in maniera bellissima. Ascolta. Mi vuoi parlare di un'esperienza, diciamo, che hai affrontato, prima di scrivere il libro, di qualche intervista che ti sta più a cuore, e tra quelle, insomma, che hai fatto prima di scrivere determinati libri? Allora, io sono un'autrice di libri per ragazzi, ma sono, diciamo, una giornalista e quindi il mio lavoro principale è quello di scrivere per il Corriere della Sera. Mi occupo soprattutto di Stati Uniti e di Medio Oriente, per il Corriere dal 2006. In questi anni ho seguito storie e vicende molto diverse, le elezioni in America, quella di Obama, quella di Trump, adesso quella di Biden. In Medio Oriente sono stata nei territori palestinesi e in Israele, sono stata in Iran più volte, in Siria durante la guerra civile, in Afghanistan e anche in Pakistan, dove è ambientata la storia di Malala, uno dei miei, il mio primo libro per ragazzi, che è nato proprio come diciamo, è nato dal mio lavoro. Io avevo scritto di questa ragazzina Malala Yousafzai, una ragazzina vittima di un attentato perché aveva, diciamo, scritto un diario online nel quale protestava contro i talebani, perché questo gruppo estremista che aveva un'influenza forte anche nel nord del Pakistan, dove lei viveva, aveva impedito alle ragazze come lei di andare a scuola e alle donne di lavorare. E suo padre aveva una scuola per ragazze e per lei questa cosa era una cosa inaccettabile e dunque aveva cominciato a scriverne prima in forma anonima, poi insomma diventando anche famosa ed è stata vittima di un attentato. Questa è una storia che poi è diventata famosa in tutto il mondo e lei ha ricevuto anche il Nobel per la pace. Ed è stata la prima volta che ho scritto un libro per ragazzi, perché sono stata contattata da quella che poi è diventata la mia editor in Mondadori, che si chiama Marta Mazza, anche se appunto abbiamo lo stesso cognome ma non siamo parenti, e lei aveva letto i miei articoli, mi ha contattato e mi ha chiesto di provare a scrivere un libro per ragazzi. E l'esperienza più bella è stata, dopo aver scritto il libro, cominciare ad andare nelle scuole, perché io non era, diciamo, non era nella normalità per me. E non sono più tornata, non ero più tornata nelle scuole da quando io stessa sedevo sui banchi di scuola, tra i banchi di scuola. Quindi è stata una bella esperienza perché pensavo che scrivere un libro per ragazzi diciamo, consistesse nello scriverlo e poi quando hai finito, è finito il tuo lavoro. In realtà comincia da quel momento. E ho incontrato veramente i ragazzi credo ormai centinaia, forse qualche centinaio, ci siamo arrivati di scuole dal 2013 ad oggi e ho continuato a scrivere libri per ragazzi. Quindi se devo scegliere un episodio, qualcosa da raccontare, diciamo è quello, è la storia di Malala che ha iniziato un po' tutto. E poi ho anche intervistato chiaramente Malala, l'ho conosciuta. Sono stata in Gran Bretagna, sono stata a casa sua, ho conosciuto suo padre, però quando ho scritto il libro lei era in ospedale, quindi io non potevo, cioè l'ho potuta conoscere dopo. E quindi anche poi nel rapporto con i ragazzi puoi raccontare tante cose che magari nel libro non ci sono necessariamente, anche perché il libro si ferma al momento in cui lei diciamo, si risveglia, insomma, e poi torna a scuola. Quindi, insomma, è stato quello che ha fatto partire tutto. Ascolta, e invece per quanto riguarda l'esperienza che hai vissuto per il libro Ragazze rubate, quando sei andata ad intervistare i genitori, vuoi raccontare? Sì, Ragazze rubate è un libro, è anche questa una storia vera, ambientata in Nigeria. Forse ricorderete che alcuni anni fa erano state rapite delle ragazze nel nord della Nigeria, in una cittadina che si chiama Chibok, e queste ragazze erano state rapite da un gruppo che si chiama Boko Haram, molto simile all'ISIS. Erano nel dormitorio della loro scuola, e sono state portate via nella foresta.
Ora, io diciamo, ci fu questo movimento, soprattutto sui social, questo hashtag Bring Back Our Girls, e questa mobilitazione un pochettino di alcune figure anche di celebrità che dissero sì, diciamo, appoggiamo questo, no, queste madri, questi parenti che vogliono il ritorno di queste ragazze a casa. Ma due cose mi hanno colpito come giornalista, ma anche come osservatrice dei fatti. Uno che è il fatto che moltissimi non conoscevano neanche i nomi di queste ragazze rapite addirittura 1 o 2 anni dopo, ed erano più di 200, e ovviamente se fosse successo da noi avremmo saputo tutto su di loro, ma invece insomma non era così. E poi la seconda cosa, questa attenzione mediatica portata su queste ragazze, in realtà poi divenne quasi un incoraggiamento ai miliziani a trattenerle, perché a differenza di altre diciamo, violenze che avevano fatto nei confronti anche per esempio di studenti maschi in una scuola, li avevano rinchiusi e avevano dato fuoco alla scuola, e anche appunto violenze molto grandi nei confronti sia di popolazione cristiana che musulmana che si opponeva alle loro idee estremiste. In questo caso qua c'era stata questa attenzione così diversa che li portò a pensare che quindi queste ragazze valevano tanto e che conveniva tenersele e fare uno scambio eventualmente molto grosso. E quindi questo ti fa riflettere su come a volte l'attenzione mediatica, l'attenzione del mondo, no? E su questi episodi sia a volte un po' superficiale e non diciamo poi finalizzata veramente al bene loro, no? Ma quasi forse a sentirci meglio noi. E in ogni caso ho deciso di andare in Nigeria, ho incontrato una scrittrice locale di cui avevo letto degli articoli su giornali stranieri, su giornali inglesi, e insieme abbiamo deciso di fare insieme questo libro. E per me è stata un'esperienza importante perché non volevo che il mio sguardo di donna, sì, ma anche diciamo di straniera, di persona estranea a quella cultura, non volevo che si sovrapponesse e che spiegasse una cultura, una realtà e una problematica che comunque è molto complessa e che non ho per anni e anni studiato, no? E quindi non volevo essere superficiale. Allo stesso tempo, e quindi ho deciso di farlo insieme ad un'autrice locale, però allo stesso tempo anche lo sguardo locale e interno non Certo. è uno sguardo perfetto, perché anche la Nigeria è un paese molto diviso tra cristiani e musulmani, tra nord e sud. Lei viene da una parte diversa del paese ed è cristiana, mentre in questo gruppo è molte ragazze rapite. Insomma, il gruppo è un gruppo estremista islamico. Quindi, cioè, secondo me è stato bello lavorare insieme perché ci ha dato modo di guardare a diversi lati, a diverse sfaccettature di questa storia. Certo. E comunque deve essere stata un'esperienza molto forte parlare con i genitori di queste ragazze, che ho letto non avevano voluto parlare magari con altri, invece con te si sono aperti i genitori. No, in realtà non è che non hanno avuto parlare con altri, ma quello che è successo è che in particolare nel caso di una madre, la madre di una ragazza che si chiama Dorcas, la madre e il padre erano stati molto bersagliati, presi diciamo dalle televisioni, e proprio quel giorno lei aveva fatto, o il giorno prima aveva fatto un'intervista con una televisione francese in cui la madre per l'ennesima volta aveva raccontato il suo dolore, no? Della perdita. Questa ragazza non sapeva dove fosse più, ed evidentemente le domande erano state fatte forse in un modo, non so, forse appunto proprio per farla piangere, Certo. che rende anche televisivamente. E bisogna però anche capire che lei, mentre il marito non voleva che facesse più interviste perché la vedeva star male, lei, l'unica arma che aveva per riportare a casa sua figlia era quella di parlarne per quanto la potesse fare stare male. Quindi sì, sono storie chiaramente durissime. E la mia scelta di raccontare anche queste storie ai ragazzi, chiaramente questo non è per i bambini di 8 anni, ma per un'età Certo. diciamo più medie, però è anche perché io ri ritengo che possano e debbano anche guardare Conoscere.
a questi aspetti, perché il mondo è complesso e secondo me, appunto, non solo secondo me, ma la luce lo sappiamo, la si vede di più quando vedi anche le ombre, non puoi Certo. ignorare l'una e apprezzare l'altra. Allora, una domanda che ti riguarda più come giornalista e non come scrittrice. Sei stata la prima giornalista di un quotidiano europeo ad intervistare il presidente iraniano Rouhani dopo la sua elezione. Mi racconti brevemente questa esperienza? Sì, l'Iran è un paese che ho seguito molto per il Corriere della Sera, spesso sono andata a seguire le elezioni, momenti anche di politica internazionale molto rilevanti come quello dell'accordo sul nucleare e ho anche intervistato questo presidente Hassan Rouhani che è attualmente ancora il presidente, ma tra poco, il 18 giugno, ci saranno nuove elezioni. Rouhani è il presidente dell'apertura dell'Iran perché la sua, diciamo, fazione politica più moderata ha portato avanti appunto l'apertura all'Occidente, l'accordo con gli Stati Uniti, delle cose che non erano accadute ancora dal 1979 quando ci fu la rivoluzione islamica in Iran. L'Iran, per chiunque c'è stato, è un paese estremamente affascinante e molto interessante, che spesso si pensa appunto che sia l'Iran sia quello delle donne col chador nero che copre tutto, ma in realtà vai in Iran e vedi che ci sono realtà molto diverse. E ci sono tantissimi ragazzi e ragazze iraniani che conoscono anche molto bene l'Italia, che viaggiano. E in Italia c'è una forte comunità iraniana e la loro, diciamo, curiosità, intelligenza e anche il livello di istruzione sono altissimi, hanno un'arte, diciamo, molto, insomma, anche capace di dialogare anche con paesi diversi. Quindi, secondo me, cioè, quella di intervistare il presidente è stata sicuramente un'esperienza importante, ma scaturisce anche un po' dalla conoscenza e dallo studio e dai viaggi in questo Sì, paese. certo. Ascolta, tu sei di origine siciliana, sei nata e diplomata a Catania, ma poi per ragioni di studio, sia insomma di lavoro, hai girato il mondo. Come viene percepita all'estero la storia e la cultura della nostra isola? Io sono proprio siciliana, non di origine, sono siciliana. Siciliana. E anche abito a Milano, comunque Orgogliosamente siciliana. orgogliosamente siciliana, sì. E sono l'Italia, allora essere italiana, io ho vissuto in Egitto, negli Stati Uniti e poi ho viaggiato, diciamo, molto per lavoro. L'essere italiani e l'essere siciliani comunque ti avvicina in realtà molto alle culture del Mediterraneo. Per esempio in Egitto, secondo me la mia sicilianità mi rendeva, mi avvicinava Omogenea abbastanza. al paesaggio. Sì, Omogenea. il mio aspetto chiaramente dalla Siria appunto all'Egitto potevo passare spesso per una persona del posto e anche in Pakistan, cioè ci sono etnie molto diverse, per cui in realtà puoi passare per diciamo, una persona di un gruppo etnico piuttosto che di un altro. E questo secondo me è già qualcosa che ti fa sentire più facilmente a casa, secondo me. E poi anche in questi anni in cui c'è stato un forte, per esempio, anti-americanismo, in cui le politiche degli Stati Uniti sono state, dopo soprattutto le guerre, insomma, in Iraq, in Afghanistan, sono state a volte contestate. Comunque l'essere italiani, anche se gli italiani hanno partecipato ad alcuni di questi interventi militari, l'essere italiani è sempre percepito come un po' diverso. La gente, per esempio, mi ricordo in Egitto, parlava subito del calcio italiano, c'è molto, diciamo, il riferimento. Questo per quanto riguarda l'Italia. La sicilianità, secondo me, tutto, cioè, sia anche negli Stati Uniti, voglio dire, non solo in Medio Oriente, ma anche negli Stati Uniti ci sono tantissime comunità di siciliani
e quindi sicuramente ritrovi. A me è capitato, per esempio, una volta girando attraverso gli Stati Uniti per un mese viaggiando in auto, di incontrare, per esempio, in Pennsylvania una comunità in cui erano di origini italiane, e poi c'erano quelli che avevano origini siciliane che volevano condividere con me le ricette che si erano portati dietro, che erano chiaramente spesso anche molto cambiate, perché non sempre erano proprio originali, o comunque magari di province diverse, perché noi sappiamo bene che in Sicilia poi alla fine c'è tantissima diversità interna, anche no, nei. Sicuramente, certo. E allora, ascolta, c'è qualche altro libro? Stai lavorando su qualche altro libro? Sto lavorando su un altro libro che è quasi terminato, che è un altro libro per ragazzi, ma non posso dirvi Non niente puoi in questo dire. momento. Vabbè. Posso dire soltanto che un'altra volta ho fatto un'esperienza di un libro a quattro mani, quindi con un'altra autrice, e che alcuni dei temi, insomma, di questo libro sono comunque temi che già si trovano, per esempio, in La ragazza che imparò a volare, il libro di Simone. E però che non si tratta di un libro, di un romanzo, che è un libro stavolta diverso, per cui poi sto lavorando anche ad un libro per adulti, non per ragazzi, che è una biografia. Già ho fatto un altro libro per adulti con un'altra casa editrice che è Solferino, che si chiama Le ragazze di Via Rivoluzione, che Letto. Che raccoglie praticamente gli incontri con soprattutto donne che ho fatto in tutti questi anni di giornalismo, dal 2006 ad oggi per il Corriere della Sera. Ho viaggiato in tanti paesi, come dicevo prima, quindi ne ho scelti alcuni: l'Egitto, la Siria, l'Afghanistan, il Pakistan, l'Iran, l'Arabia Saudita e la Siria, non so se già l'ho detto. E questi paesi, diciamo, e racconto le donne e che cosa ho imparato, che cosa ho capito delle donne di questi paesi. Ed è un libro, tra l'altro, dedicato a mia nonna Rosa, che viveva a Solarino, in provincia di Siracusa, per cui c'è un'introduzione in cui parlo anche un po' di lei, che cosa c'entra lei con cosa c'entra la Sicilia. Sbaglio, ho letto che anche tua nonna ha lottato per studiare. Sì, lei più che lottato, perché poi alla fine non è che, cioè, non era tanto ovvio, no, che Non andasse era ovvio. a studiare, e poi alla fine ce l'hanno mandata, soprattutto, cioè, ha fatto i primi 6 anni di scuola, 5 più l'avviamento, mi sembra che sia. L'avviamento si chiamava così, sì. E poi basta, ovviamente, però appunto lei la mattina doveva raccogliere prima le olive e poi poteva andare a scuola, cioè non era una cosa assolutamente scontata, Contata. se li faceva prestare perché non c'erano i soldi per comprarli, e lei aveva questo libro, c'erano dei libri che custodiva come se fossero, diciamo, preziosissimi, Gioielli. doveva sbirciare nei libri delle compagne perché non ce li aveva. Non ce li aveva. E allora, ti ringrazio di questo incontro piacevolissimo. La nostra intervista finisce qua e speriamo comunque di averti al più presto a Sciacca. Lo Va spero bene? anch'io, e grazie, è stato un piacere anche per me. Grazie, un bacio. Arrivederci.